Buongiorno mondo, ancora qui da Pineto. Oggi ci siamo svegliati con un cielo bello nuvoloso e noi avevamo pensato di stare qui ancora oggi in giornata, farci ancora un po' di mare e poi nel pomeriggio spostarci a Fermo perché noi non stiamo mai fermi e quindi anche se avevamo pensato di star qui fino a domani, niente, non riusciamo a stare fermi e ci sposteremo per toglierci un po' di chilometri del viaggio di ritorno perché sabato purtroppo dovremo tornare a casa Vercelli. E quindi niente, adesso andiamo a goderci un po' di mare nuvoloso, almeno non dobbiamo portare l'ombrellone, vediamo il lato positivo. La Simuela che traffica con tutti gli scatoloni nel camper. Non so cosa sta combinando, smonta, rimonta, ma io sono pronto da un'ora per andare in spiaggia. Robe da matti, robe da matti. Ah, dopo. E alla fine la spiaggia, anche se con questi nuvoloni, direi che è godibile. Primo, perché non c'è tanta gente, quindi si sta molto più tranquilli. Secondo perché si sta belli freschi e si può leggere senza schiumare, che le gocce di sudore che ti cadono negli occhi e sopra il Kindle e ti cambiano la pagina in automatico, vero? E quindi va bene, va bene. Adesso abbiamo fatto colazione, ci rilassiamo un po', abbiamo messo i peli là dietro e facciamo un puccetto e poi ci mettiamo a leggere. A dopo. E dopo il giro in spiaggia e aver incontrato il collega della Simo con sua moglie che si chiama Simo anche lei, siamo andati al Tigros, dove non vi diciamo Tigro o Tigros, non mi ricordo, il supermercato dove abbiamo comprato le cose per farci un super panino con la mortadella, il formaggio e la maionese, grassissimo, e siamo tornati in Pineta per stare al fresco a mangiare con una birretta, l'acqua, la Simo che mangia come un'ossessa e buon appetito a tutti. Ragazzi, è giunto il momento di salutare anche Pineto. Sono le 4 e un quarto più o meno. Stiamo tornando al camper, ci dobbiamo andare una rinfrescata perché nonostante siamo stati sotto la pineta al fresco, l'umidità era abbastanza notevole, siamo tutti appiccicatici, sudatici e niente, ci laviamo e partiamo in direzione Fermo, speriamo di trovare posto nell'area camper di Fermo e speriamo che ci sia anche la festa, perché l'anno scorso di questi giorni c'era la festa e vi faremo sapere come sarà. Noi non lo sappiamo ancora, dobbiamo ancora partire. Prima vi dicevo che faceva un caldo assurdo, ma come si dice, non è il caldo, ma è l'umidità che ti ammazza. Oggi siamo oltre il 70% di umidità, ci siamo lavati prima di partire, siamo tutti appiccicatici. Guardate un po' l'orizzonte, che schifo di cappa e di nebbia che c'è, se si vede qua tra un albero e l'altro. Guardate che cappa di umidità che c'è sotto al mare. Uno schifo tremendo. E dopo soli 88 km siamo fermi a Fermo. Non fa ridere. Vabbè, comunque siamo arrivati a Fermo, siamo nell'area camper gratuita comunale messa a disposizione con tanto di colonnine. Adesso ve le faccio vedere. Della corrente per poter ricaricare le batterie, attaccare un po' di servizi, sempre gratuita offerta dal comune. Là dietro ci sono i bagni che non sono tanto presentabili, mi sa che ad agosto col via vai di gente la pulizia lascia un po' a desiderare, quindi useremo il nostro del camper, ci sono tutti i bidoni per la raccolta differenziata e carico e scarico, ma quello anche noi l'abbiamo fatto preventivamente a Pineto perché c'era un carico e scarico bello pulito ordinato che l'abbiamo fatto alla fine bene perché qua non è così pulito anche quello, come vi dicevo, per i bagni, perché camper ce ne sono almeno una decina già parcheggiati. Noi siamo arrivati, la Simo è collassata come al solito, stravolta dal viaggio di sti 88 km faticosissimi, dove
ho guidato io. E lei? Neanche la musica mi metteva, se non la sceglievo io. Eh? Mannaggia, non è vero, sto scherzando, è solo bollita dal caldo che fa, dall'afa. Vogliamo lavarci, cambiarci e magari fare già una passeggiata a vedere se c'è un ristorante per mangiare questa sera. Ma non ditelo alla Simo che spendiamo di nuovo soldi. A dopo. L'avete capito che noi siamo in giro solo per mangiare, bere, quindi siamo qui a fermo, ovviamente a faticare in salita, alla ricerca di un ristorante. Ne abbiamo trovato uno su Google Map che sembra ottimo, con prezzi abbordabili per le nostre tasche, primi a 8 euro, secondi a 10, 12, il vino sfuso a 5 euro al mezzo litro, fa per noi. E facciamo le salite solo per farci venire ancora più fame. E la Simo non è contenta e le sue gambe ancora meno. Però guardate che posti. Qui siamo a fermo. E questa è la salita che abbiamo fatto. Fame? Sì. E come ieri sera, non avendo prenotato, siamo riusciti a beccare l'ultimo tavolo disponibile. All'ingresso, sempre una postazione non bellissima, e fa un caldo assurdo. Mangeremo velocissimi per riuscire a prendere la boccata d'aria, perché si schiuma, però speriamo di mangiare bene. Rispetto ai prezzi che c'erano su Google, che il listino era di 7 mesi fa, il menù fuori è tutto aumentato di 1 euro, e il menù al tavolo è aumentato di un ulteriore euro, cioè i primi erano 8 euro, fuori sono scritti a 9 e nel menù sul tavolo sono a 10. Non è un atteggiamento molto corretto, ma essendo agosto è capibile, ma non è corretto comunque, ragazzi. No, vi faremo sapere almeno se abbiamo mangiato bene. A dopo, ragazzi. Poi dici che mi lamento sempre, si sono dimenticati di noi, sono arrivate 1000 persone dopo di noi, a cui hanno preso l'ordine dopo 5 minuti. E noi dopo quanto è? 35-40, ma solo perché li hai chiamati tu. 35 minuti. Ragazzi, ve lo racconto io cosa è successo. Siamo stati qua più di 40 minuti seduti al tavolo, mentre la gente entra, ma come vedete siamo nascosti dalla gente, i camerieri non ci vedono, sono entrati altre persone, si sono sedute, hanno ordinato e stanno già mangiando, e noi hanno preso l'ordinazione solo perché li abbiamo chiamati dopo 40-43 minuti almeno che eravamo qua seduti. E la Simo mi sta insultando. 40-43, la Simo mi sta insultando perché lei già dopo 10 minuti voleva uscire, guardatela. Si sta mangiando le mani dalla fame. Ma adesso ce la facciamo, l'ordine l'hanno preso e quindi il vino è arrivato. Abbiamo ordinato un misto di olive ascolane e cremini come antipasto, delle tagliatelle al ragù per me e degli gnocchetti con pesto mediterraneo con rucola e non mi ricordo che cosa per la Simo. Mezzo di rosso, mezzo di naturale e via così, lisci come l'olio. Ciao! Tenta? Sì. Si mangia? Sì. Metto del parmigiano. Metti quello che vuoi. Ragazzi, ci facciamo un giretto al mercatino di Fermo e poi vi raccontiamo come è andata al ristorante. E non è andato proprio bene come speravamo. No, ve lo raccontiamo dopo, ma adesso facciamo un giro per questo mercatino. Siamo tornati finalmente in camper, tra poco
ci buttiamo nel fodero, anzi Nassimo è già lassù che legge il suo libro. Io sono quasi pronto, adesso salgo anch'io, ma volevo solo dirvi che il ristorante purtroppo per la prima volta in questa vacanza si è rivelato un po' una mezza fregatura, diciamo non fregatura, però non ci ha soddisfatti come da aspettative, come da recensioni online e niente. Si erano i prezzi maggiorati sia rispetto a quello che c'era online, che dici vabbè non è aggiornato, ma i prezzi rispetto il menù che c'è esposto fuori rispetto a quello che ti danno poi al tavolo, già quello non è proprio corretto. Siamo stati serviti dopo 40 minuti solo perché abbiamo fatto presente che ci avevano abbandonati a noi stessi. Poi comunque sì, c'è da dire che sono stati veloci dopo nella preparazione dei piatti, nei servizi dopo l'ordine, e però i piatti non erano così buoni come ci si aspettava, erano cose nella norma, cose da non gridare al miracolo della cucina, erano cose classicissime, niente di soddisfacente, sapori un po' così. L'unica cosa che mi è piaciuta un sacco, le olive ascolane, quelle sì, quelle erano molto buone. E niente, adesso vado a leggere un po' anch'io e andiamo a dormire. Buonanotte ragazzi.